power. Sea un, porque luego sea la vida te negara, ahí ya estás. Pero sea un, la vida te negara, respira la mía. A ver, vamos a intentar. Sea un, la vida te negara, respira la mía. Molto vicino. Senza scappare mai più. Le cose nuove sono state non semplicissime da scegliere, perché non avevo moltissimo spazio, non era un disco nuovo, quindi dovevo scegliere esattamente due o tre canzoni. Ho scelto il primo singolo, che si chiama Senza scappare mai più, perché è una canzone di fortissima rottura. È un pezzo assolutamente fuori dal coro. Se lo dovessi inserire nel contesto degli album che ho fatto, non saprei dove inserirlo. Nella scelta dei singoli inediti ho tentato proprio di fare questo, cioè di scegliere quelle piccole pietre che da sole magari non avrebbero mai trovato spazio in un album concettuale o in un album di genere, come ho quasi sempre fatto fino ad ora, ma che nell'economia di una raccolta così multicolore trovavano il senso massimo. A me, siccome è sempre piaciuto Sanremo da quando sono piccolo, adesso negli ultimi anni l'ho un po' perso perché non lo guardo meno, sempre con la testa altrove. Però ogni volta che faccio un disco, faccio un gioco, ma se io dovessi andare a Sanremo, che canzone porterei di queste? E cosa hai scelto? Era l'amore una cosa semplice. Ah! Ovvio. Non indovineresti mai cosa avrei portato con l'altro disco. La commissione l'ha scartata. Allora vedi, io ho detto l'altro disco, loro dicono il regalo più grande. No, non è vero, avrei portato alla mia età invece. Perché capito? Sì, è vero, cioè, è vero. Con un'inquadratura con un taglio registico. Era troppo semplice il regalo più grande, esatto. Era troppo tra virgolette adatta. Avrei portato adatta alla mia età con un taglio registico, andatevelo a rivedere, dell'esibizione che fece Faletti con Minchia Signor Tenente. Che bella. Così, tutto un po' così. Bella, capito? In primo piano, così, con quella faccia scura. Esatto. Così. Sono un grande falso, mentre... Capito così? Così. Ho il problema di Laura, io e te insieme, esatto. È un disastro. No, non si può. Ciao, volevo sapere da Tiziano. Dovete leggerlo da qui. No, l'ha indovinato. No, mamma, papà. Ovviamente in ordine non casuale, perché la mamma che non si incazza se fissa, però... No, così. Senti, siamo pronti? Siamo pronti, siamo per un pronti? Altro grande momento. Ragazzi, questa la è festa pronta. Continua, che entri intanto la lavagna. La lavagna, sì. Che ci servirà per segnare dei punti. La domanda è, siete sicuri di sapere tutto? Di Tiziano Ferro? Tiziano Ferro. Tiziano? E sta seguro che c'è una storia sopra Tiziano Ferro. Vabbè, succede. Un applauso. Un applauso a Lisa e Prada. Allora, noi estrarremo tre concorrenti che dovranno sfidarsi in questo quiz. Molto. Ti assicuro che non è che cambia se gli affanni. Grazie mille. Come ti chiami? Iris, basta che... Una foto. Sì, ce la facciamo. L'hai detto solo 26 volte, penso che il messaggio sia arrivato. Grazie. Posso? Una foto, sì. Sì, sono No, pennarello aperto, non ti voglio, stai... scusa. Attenzione. Merdando. No, di là. Oh. Hai visto lì? Ma ecco, brava, vabbè. Vai, sbracciamoci. No, non volevo. Un'altra. Ah no, aspetta, tocca a lei. No. Posso? Vado, intanto lei la saluto. No, vai con questo. Con quello. Carino. Vai. Dai, vai, Tiziano. Grazie, mi hai guardato tutto. Grazie, Tiziano. Ok. No. Non sono neanche sentito che non potevo venire con me. Infatti volevo controllare, allora. Questo, c'ero. Boh, va bene così. Io devo... No, diamo una foto.
Dai ragazzi, che taglia, che dobbiamo scusatemi, tremo un attimo la mano. Guarda che casca tutto! Ti si rompe! Sono troppo emozionata! Cioè, qua mamma si arrabbia! Come l'hai fatto questo qua? È nuovo! Is it here for a while? Yes, yes. No worries. Did you say hi? No, però quiero ir a Los Ángeles, si me invitan, sí. Ahí, sí, sí, ya, ya es la presidenta, porque dice que tú la nombras el presidente. Sí, claro, de California, sí, sí, sí. Es la cheerleader. Ragazzi, succede, fa caldo, fa caldo.